Antonio che è dietro la videocamera, saluta Antonio. Volevamo esservi vicini in questo momento in cui siamo costretti a tenere chiusa la nostra palestra e volevamo soprattutto darvi dei piccoli consigli dal momento del risveglio fino alla fine della vostra giornata. Cominciamo con dei piccoli movimenti legati al risveglio. Vai Cristina. Ciao. Allora, iniziamo a metterci a pancia in su. Iniziamo dai piedi, come sempre facciamo in palestra, flesso, estensione, circonduzione, flesso, estensione, circonduzione, flesso, estensione, sollevando il piede, aiutandovi con la mano, circonduzione. Lo facciamo una volta a destra e una volta a sinistra, flesso, estensione, circonduzione, flesso, estensione, circonduzione e sollevando il piede, flesso, estensione, circonduzione. La stessa cosa con le mani, flesso, estensione, circonduzione, flesso, estensione, circonduzione, ampliando il movimento al braccio, flesso, estensione, circonduzione e con tutto il braccio, ma solo per chi se la sente non ha grossi problemi alle spalle, circonduzione. Poi ci giriamo sul fianco e dal fianco posso allungare la gamba tenendo l'altro piede della gamba sotto in appoggio al ginocchio, flesso, estensione, circonduzione, flesso, estensione, circonduzione, ok? Ma molto morbido il movimento. Stessa cosa con il braccio. Iniziamo da subito con il braccio, flesso, estensione, circonduzione e anche con il braccio più allungato e disteso. Inspiro ed espirando scendo e se voglio faccio fare tutta la circonduzione al braccio. Scusate le spalle, lo facciamo sull'altro fianco. Così lo vedete da entrambi i sensi. Flesso, estensione, circonduzione, lasciando pure che l'anca si apra. Flesso, estensione, circonduzione. Poi il braccio sale e scende, allungo il braccio, inspiro, allungo verso l'alto e scendo, espirando, e la circonduzione ampia senza bloccare niente, lasciando pure che le spalle seguano il movimento. Ci giriamo e delicatamente, usando le braccia, faccio scendere le gambe e mi porto in posizione seduta. Aspetto che la testa si fermi, i miei capelli sono ovviamente come al risveglio del mattino e faccio dei movimenti molto delicati con la testa in giù in su. Faccio anche qua dei movimenti delicati lateralmente da un lato e dall'altro con il braccio che sale, inspiro ed espirando scendo. Per chi non può o ha dolore alle braccia, questo movimento può essere fatto semplicemente sollevando appena appena il gomito da una parte e dall'altra. L'ultimo movimento prima del rialzo, dell'alzata, è la flessione in avanti, che può essere totale come la sto facendo adesso o parziale appoggiando i gomiti sulle vostre ginocchia. Dopodiché ci alziamo. Scegliete due modalità per alzarvi: o quella dell'appoggio al comodino, un piede avanti, un piede indietro e delicatamente ci solleviamo, oppure quella dell'incrocio dei piedi appoggiando le mani in questo modo e molto lentamente ci alziamo. L'ultimo respiro, inspiro ed espiro.